Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, per continuare il filotto delle novità dei calci piazzati, andiamo a vedere insieme quali sono i modi più efficaci per calciare direttamente in porta le punizioni. Sicuramente avrete visto che queste hanno avuto una risistemazione di tutto il sistema di battuta e dopo aver testato in queste prime 2 settimane vari modi per poterle tirare, credo di aver trovato i due più efficaci per poter arrivare a segnare. Quindi, detto questo, senza perdere troppo tempo, andiamo subito ad analizzare delle clip di gioco che ho registrato per voi. Allora, eccoci qua in una classica scena di partita e la situazione che vi si ritrova davanti è la seguente, ovvero voi avrete praticamente un cerchietto, ok? All'interno del quale potrete andare a decidere che effetto imprimere al pallone. Chiaramente questo sarà anche poi influenzato dal piede preferito del giocatore. Quindi io per esempio sto calciando con Messi, per cui se vado a muovere il mio indicatore verso destra andrò a calciare d'esterno, se vado a muovere il mio indicatore verso sinistra andò invece a fare una punizione di interno, quindi quella classica giro di precisione. Ed è proprio di questi due tipi di punizione che vi voglio parlare, perché ho riscontrato che sono i due calci più efficaci. Ma andiamo subito a vedere il primo che vi ho salvato, perché qui mi trovo più o meno sui 20 metri e appunto sulla battuta abbiamo Leo Messi. Cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto con la levetta analogica destra dovete andare a spostare il indicatore di tiro quasi sul limite dell'area e di poco sotto al pallone, in maniera tale che vedrete avete questa traiettoria arcuata col tiro d'esterno. E cosa dovete fare poi? Dovete andare a mirare più o meno, vedete, a metà tra il portiere e il difensore che si trova in barriera dal lato di destra, quello più esterno, ovviamente vicino a voi. È fondamentale un ulteriore elemento che è quello di caricare massimo 2,5 barre. Cercate di essere quanto più precisi possibili tra le 2 e le 2,5. Per evitare che se caricate di meno viene una cacata di piccione e se caricate di più viene una bomba che finisce in tribuna. Quindi una volta mirato per bene, selezionato l'indicatore di tiro e caricato alla giusta potenza, questo è il risultato, con Messi che prende la rincorsa e la palla che non può far altro che entrare e stamparsi sotto la traversa e poi in rete. Stessa cosa, adesso io qua mi trovo con De Bruyne, la distanza è più o meno similare, cosa vado a fare? Il piede preferito di Kevin è il destro, quindi vado a spostare tutto l'indicatore quasi sul limite sinistro dell'area di tiro, vedete che è posto in obliquo rispetto alla palla ma quasi vicino a dove si trova il pallone, vado nuovamente a mirare a metà tra lo spazio del portiere e il difensore, ovviamente della barriera stavolta più esterno verso sinistra, guardate in basso a destra, vado a caricare di nuovo 2,5, quasi 3, 2 3/4 e Kevin De Bruyne rilascia una sassata che si stampa sulla traversa. Stavolta ho caricato leggermente in più e potevo forse angolare un pelo più in basso per trovare la rete, però volevo farvi vedere ovviamente anche cosa succede se caricate un pelo troppo. Un altro elemento fondamentale che io vi consiglio di fare, e la sua importanza la capite subito, è il timed. Perché di fatti se voi avete il timed disattivato, questo però potrete farlo sulle punizioni e sui calci di rigore in maniera uguale e il gioco ve lo permette proprio perché su questo tipo di calci piazzati è molto importante. Anche qualora doveste prendere il giallo e non il verde, vi assicuro che la conclusione si busta in maniera positiva. Quindi, rieccoci alla battuta con De Bruyne, siamo sui 19 metri, vado nuovamente a posizionare sul margine sinistro l'indicatore, lievemente in obliquo rispetto alla palla, stavolta vedete che ho caricato la traiettoria un po' più bassa,
vado a caricare due tacche e mezzo. De Bruyne prende la rincorsa e spara in rete un missile che il nostro avversario non può intercettare. Stavolta voglio parlarvi invece, con questo calcio di punizione, del metodo alternativo, ovvero il tiro di interno. Cosa dovete fare? Ovviamente, in base a quello che è il piede forte del vostro giocatore, caricare all'estremo margine destro in questo caso o sinistro, andare nuovamente a mirare, stavolta non più al centro, ma quasi a ridosso del corpo dell'ultimo difensore, ovviamente alla nostra destra in questo caso in barriera, andare a caricare sempre più o meno sulle due tacche e mezzo, metterci dentro il timed e vedete che viene una traiettoria a rientrare che fa malissimo al portiere. Io ora qui ho preso la traversa perché non ho preso il tempismo giusto e dovevo caricare un pizzico in più in maniera tale che la traiettoria veniva più tesa. Ritornando invece al tiro d'esterno, guardate come questo è praticamente infallibile quando lo andate a fare nella maniera corretta, perché ancora una volta, palla in obliquo, indicatore sulla sinistra, traiettoria arcuata, due tacche e mezzo, un altro missile che De Bruyne va a depositare in rete. Stavolta vi faccio rivedere il tiro d'interno perché fino ad ora si è solo stampato sulla traversa. Vedete, l'ho caricato due tacche e mezzo in più, quindi tiro più teso, ancora una volta in obliquo tutto sul lato destro, caricato e indirizzato più vicino al corpo del difensore in barriera, De Bruyne parte e stavolta con il timed verde il pallone si insacca. Ovviamente lo stesso discorso vale anche con un piede mancino. Adesso siamo più distanti dalla porta a 20 metri, carichiamo tutto a sinistra, vado a calciare con Messi, addirittura qui quasi tre tacche, ma il Messia con questa traiettoria va a punire l'estremo difensore avversario. Qui addirittura siamo quasi sui 20 metri e mezzo, ancora più lontano. Questa ve l'ho inserita perché per me è esemplificativa di come va calciata bene una punizione di questo tipo e anche del grado di soddisfazione che vi dà poi segnare queste qua, che io personalmente preferisco rispetto a quelle d'interno perché sono proprio più belle da vedere. Guardate qui, tutto a destra, ancora una volta, indicatore che però è in obliquo rispetto alla palla, vicino alla testa del difensore che si trova in barriera, carico due tacche e mezzo, timed verde, e guardate qui De Bruyne dove la mette. Infatti di questa mi sono salvato anche il replay che si vede da dietro, perché è veramente disegnata questa traiettoria, guardatela lì. Non può far altro che guardare il pallone insaccarsi sia il portiere che il difensore in barriera. Ragazzi, quindi per questa guida sulle punizioni è tutto. Fatemi sapere voi come le stavate battendo, se proverete o se già conoscevate questi due metodi. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Sono Riberoschi. Ciao.